Un buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TB Sport. Oggi parleremo di tante tante cose in vista del Natale, anche in vista delle chiusure di diversi campionati, almeno per quanto riguarda il girone di andata, primo tra tutti, quello del Bari. Ne parleremo insieme all'ex Bianco Rosso Vincenzo Tavarilli, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. E do il benvenuto a Pierluigi Patruno, presidente della Farma Giuliani Volley, la Buonasera. squadra di pallavolo femminile, di cui abbiamo parlato molto spesso anche in questa sede che sta disputando il campionato di B1. Grazie, Benvenuto, grazie. presidente. Allora, direi di partire subito, visto che siamo in piena atmosfera natalizia, manca davvero poco meno di una settimana al Certo. Natale e il Bari ha deciso di sentire, iniziare a sentire, insomma, in vista anche dell'ultima partita del girone di andata contro il Roccella in casa per domenica, ha previsto una serata, ecco, per i suoi giocatori. Ieri è stata una sorta di gita scolastica, no? Un po' in gita si faceva così, si andava in visita al museo, no? E poi si andava tutti E insieme a infatti, cena. E ieri i infatti. tifosi, anzi i giocatori, scusate, biancorossi, ecco, vi stiamo mostrando le immagini in questo momento, hanno fatto visita alla mostra di Van Gogh Experience, aperta al Teatro Margherita, e li vedete in fila che entrano, insomma, e hanno potuto visitare, ecco, vedete Matera, Simeri, abbiamo visto Cacioli, Bollino, Floriano, insomma, tutti in fila insieme al presidente, ovviamente, a Matteo Scala, al club manager, hanno fatto visita alla mostra. Sono rimasti molto stupiti, devo dire la verità. E poi tutti Un pizzico. quanti a cena hanno cenato insieme per festeggiare, per scambiarsi gli auguri. Ecco, li vedete, li abbiamo ripresi, non li abbiamo mollati un secondo ieri, Sì, devo dire la verità. Facciamo bene il nostro mestiere di radio ufficiale del Bari. Ecco, vedete il tavolo del mister con il suo staff. vice. Insomma, ieri hanno potuto scambiarsi gli auguri di Natale. A proposito di auguri, ieri li abbiamo anche beccati perché hanno voluto fare gli auguri anche a tutti i tifosi. Innanzitutto, secondo te, Vincenzo, da ex giocatore, ti chiedo, queste iniziative possono unire ancora di più la squadra, Ma possono fare certo, ancora di ma più certo. A parte che gruppo? un pizzico di cultura fa sempre bene a tutti, Hai quindi. ragione. Però è certo, devono farsi vedere, conoscere dalla piazza, insomma, loro hanno una bella immagine in questo momento, in virtù di quello che stanno facendo il campionato, ma anche queste iniziative avvicinano ancora di più alla gente, ai tifosi. Bisogna portare pure le ragazze della Farma Giuliani allora a vedere la Sì. mostra di Van Sì, Gogh. certamente, Vediamo se porta fortuna è una bella innanzitutto. iniziativa, la fortuna non guasta mai, cioè, aiuta sicuramente gli audaci, però Anche se è siete una bella reduci da una iniziativa. vittoria, Sì, siamo molto molto sì. contenti. Seconda vittoria della stagione, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto andiamo ad ascoltare gli auguri di Natale da alcuni giocatori biancorossi che abbiamo fermato proprio ieri sera a loro arrivo nel locale in cui hanno cenato. Vogliamo augurare buon Natale a tutti i baresi, a tutti i tifosi? Assolutamente sì, tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per un bellissimo Natale 2018. Tanti auguri a tutti i tifosi biancorossi e vi aspettiamo sempre di più allo stadio. Presenti Bollino, Floriano, D'Ignazio e anche Pozzebon che ci sta raggiungendo proprio ora per fare gli auguri a tutti i tifosi. Tra l'altro dobbiamo fare gli auguri, li facciamo in diretta a Liguori che è diventato papà e visto che D'Ignazio è il suo fratello, praticamente auguri zio mi verrebbe da dire. Sì, dobbiamo fare tutti quanti insieme. Tanti auguri a Gino per questo bambino, ci ha mandato le foto oggi, siamo tutti felici e viviamo questo momento di felicità insieme a lui. Floriano, che cosa ti auguri per questo Natale? Cosa auguri a tutti i tifosi? No, beh, a tutti i tifosi che intanto si continua a vincere, quindi di toglierci da questa categoria e insomma, e poi invece a tutte le famiglie un buon Natale e felice anno nuovo anche, dai. Potresti farti anche un bel regalo, arrivare a quota 100, te ne manca solo uno. Bollino, cosa auguriamo ai tifosi biancorossi? Auguriamo un buon Natale, che lo passano in tutta serenità con le loro famiglie, i loro cari e un felice anno nuovo. Com'è il Natale qui a Bari? No, qui a Natale si sente qui a Bari molto e comunque sì, mi allaccio al discorso di Roberto e faccio gli auguri a tutte le famiglie di un buon Natale e che passino delle feste con serenità. Allora, grazie ragazzi, buona cena e buon Natale anche a voi. Grazie, grazie. E insomma, sono alcuni degli auguri che abbiamo rapito ieri, insomma,
tanta gioia, tanta felicità in famiglia, ma soprattutto l'invito e l'augurio, quello di Amlilina, forse quello più bello, lo stadio di nuovo pieno, Vincenzo. Infatti, ma già la gente ha risposto sempre alla grandissima, perché ha seguito, ho visto anche l'altra volta l'ultima trasferta pure che hanno fatto tanti tifosi, quindi i tifosi non aspettano altro che cercare di anticipare i tempi, però non si possono anticipare i tempi, chiaramente è un campionato che sta andando a gonfie vele, sicuramente la società penserà già a programmare un futuro verso già da ora, da febbraio, perché è importante, quindi è una proprietà molto intelligente, molto forte anche sotto l'aspetto economico, quindi gli obiettivi che si sono prefissi, sono convinto che avranno anche modo di iniziare prima, quindi già partire per l'anno prossimo, già prendere delle giuste pedine da poter fare un campionato anche superiore e farlo in maniera, diciamo, come hanno fatto quest'anno. Ecco. Che sia calcio, che sia pallavolo, che sia qualsiasi altro sport, fatto sta che avere i palazzetti pieni o comunque avere il tifo fa bene. Presidente? Fa benissimo, è vero, perché riporta sicuramente lo sport ad una dimensione più familiare. E al di là di quello che può essere comunque un investimento economico, perché è inevitabile che a volte il risultato sia dettato da una progettualità che è dietro l'inizio di un campionato da molto prima dei nastri di partenza stagionali. Vedere il palazzetto pieno di gente, di famiglie, di bimbi, soprattutto io parlo per il mio sport. Mm-hmm. Ecco, le stiamo vedendo le immagini del Palamartino. Il Palamartino, sì, esattamente. È la nostra nuova casa da quest'anno e ci siamo trasferiti nel cuore di Bari perché è una squadra che ha bisogno del cuore dei baresi e quindi chi ama lo sport in genere, a prescindere che sia calcio, volley, basket, ha comunque la possibilità di seguire un campionato nazionale. È la terza categoria dopo la Serie A, per cui insomma lo spettacolo è per definizione incluso nella categoria. Il risultato poi è un'altra cosa, però il bello è sicuramente quello, poter riportare una squadra ad una dimensione più vicina alle persone. Ebbene, il risultato con la Lamezia è un risultato vittorioso, 3-2 è finita l'ultima partita, tra l'altro riprenderete il 6 gennaio, se non sbaglio, con una trasferta, affronterete il volley, l'Expert Volley Palmi, giusto per dare un'idea del vostro campionato. Il girone di andata è terminato? No, il girone dopo Palmi si chiude con due partite, una in casa il 12 contro l'Isernia, e poi chiudiamo il 19 di gennaio a Salerno contro la Givova e poi ci diamo appuntamento al 2 febbraio per la prima in casa del girone di ritorno contro il Messina. Ovviamente saremo sempre pronti ad invitare nelle partite in casa quanti più tifosi possibili. Certamente. Perché dobbiamo riempire i nostri palazzetti, dobbiamo riempire il San Nicola, insomma dobbiamo supportare assolutamente il calcio, lo sport a Bari. Soprattutto. Allora, parlavo di calcio perché avevo in mente la nostra prossima clip, perché lo sapete, dedichiamo ogni giorno 90 secondi ad un giocatore biancorosso. Oggi a parlare è stato il giovanissimo Langella. Allora andiamo a sentire le sue parole e poi le commentiamo insieme. 90 secondi. Dal martedì al venerdì ti portiamo in allenamento con SSC Bari. 90 secondi di commenti e novità in esclusiva dalla voce del mister e dei biancorossi. 90 secondi. Solo su TV Sport per Telebari e Radio Bari. Radio ufficiale SSC Bari. Sì, buon pomeriggio, siamo con Cristian Langella, uno dei giovani più interessanti di questo Bari. Cristian, partiamo dalle parole di ieri del presidente Luigi De Laurentiis, ha segnato un 10 a tutti per il lavoro svolto, ma anche un invito poi a non mollare, il campionato non è finito. No, certo, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada perché è ancora lunga e per arrivare dove vogliamo arrivare c'è ancora tanto da lavorare. E qua appena abbassiamo un po' la concentrazione c'è subito qualcosa che ci vuole fregare, quindi noi dobbiamo stare attenti e a tutto. Cristian, ti chiedo, sei un classe 2000, un giovanissimo, intanto sì, ci sono dei compagni di squadra che...
che sbotticchiano alle spalle. Ti chiedo quale consiglio ti danno poi i tuoi compagni di reparto, quelli più esperti, Amlili, Bolzoni, ma anche lo stesso Ciccio Brienza. No, mi consigliano di, come giusto che sia, di allenarmi sempre bene, di dare tutto e di lavorare e migliorare su quelli che ad oggi sono un po' le mie carenze. Due gol per te in questa stagione, sino a questo momento, due gol belli importanti. Ti chiedo anche qual è il tuo modello di riferimento come centrocampista, anche per quelle che sono le tue caratteristiche. No, a me piace molto Hamsik del Napoli, e da quando sono piccolo che diciamo mi piace lui come giocatore. In chiusura ti chiedo che bilancio fai di questo tuo inizio di stagione con la maglia biancorossa. No, direi abbastanza positivo, sono contento di quello che ho fatto fino ad oggi, ma non mi accontento e cerco di fare sempre di più. Un grazie a Cristian Langella, studio. Diretta 080 501 9998, dovremmo avere già una telefonata in linea. Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Sì, la pronto? Sento, buonasera. Un saluto agli ospiti, a Vincenzo Tavarelli, come amico di sempre, e a tanti auguri anche di buon Natale a tutti. Grazie, buon Natale anche a lei, grazie. E complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie mille. Allora, noi ci siamo salutati, diciamo, nella pausa con le parole di Langella, no? E ne parlavamo anche a telecamere spente, c'è un bel mix quest'anno, l'abbiamo certo. Detto tante volte, ci sono le vecchie certezze del Bari, Ciccio Brienza tra tutti, giusto per fare un nome, Valerio Di Cesare che ascolteremo anche tra pochissimo, ha già parlato in conferenza stampa, però ci sono anche delle nuove certezze, proprio come Langella, parliamo degli certo. Under. Infatti, per gli under è una cosa vitale, importantissima. Quindi la dirigenza ha lavorato strabene perché ha preso dei giovani interessanti, ma poi anche su tutti i ruoli e anche a doppione, cioè anche alternative giuste da poter fare un campionato molto molto difficile, perché giustamente leggevo che Giovanni Cornacchini dice di non abbassare la guardia sotto l'aspetto mai. Mentale, perché è vero, domenica si è vinto anche di misura, quindi fa bene anche vincere queste partite, però bisogna stare sempre sul pezzo, sempre, diciamo, sempre ben concentrati per cercare al più presto di lasciare quel distacco possibile da poter poi veramente, come dicevo prima, programmare il futuro. Le ragazze invece come si uniscono? Nel senso, su che fascia di età siamo? Beh, in B1? In B1 abbiamo una squadra giovane. Abbiamo l'anno scorso rivisto un po' anche l'età anagrafica, mm-hmm. proprio per dare anche alla squadra più vita come progetto. Perché una delle difficoltà maggiori è sicuramente quella di mantenere un roster che possa affrontare campionati di categorie diverse, con la prospettiva atletica di non dover guardare il calendario, perché è uno sport comunque logorante la pallavolo. Quest'anno abbiamo una rosa giovane che nella media probabilmente non supera i 30 anni. L'anno scorso invece... Sono giovani. Le mie ragazze. Tutte molto belle, devo dire la verità. Beh sì, diciamo che si tengono in forma. Sei un presidente bene. Fortunato, questo sì. È poco ma sicuro, vero Vincenzo? Sì, almeno può essere un incentivo in più per andare al Palamartino. Sicuramente è uno spettacolo poi bello da vedere. Poi bellezza e talento messi insieme, insomma, è un mix binomio, esclusivo, è un binomio perfetto. Dovremmo avere un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera Barbara. Buonasera. Un saluto a tutti, un consiglio se permettete. Senta, non potete mettere un filtro, ma è possibile che quel signore deve chiamare ogni giorno fisso, sempre, non si prende mai la linea? Purtroppo non abbiamo lo so, ma non mi sa tanto che è un raccomandatissimo. Guarda, no, assolutamente no, guardi, noi diamo spazio a tutti indistintamente. Ma ogni giorno, vabbè. Auguri a tutti e forza Bari. Grazie mille, buon Natale anche a lei. Visto che stiamo parlando di ragazze, di donne, apriamo una parentesi tutta femminile anche sul calcio, perché certo. Abbiamo la nostra squadra
rosa di calcio che sta disputando, le Pink che stanno disputando il campionato di Serie A. Tra l'altro una partita emozionante, quella contro la Roma per le ragazze di mister Roberto Dermiglio, perché hanno vissuto il San Nicola per la prima volta, hanno giocato lì nello stadio. Ora vi mostreremo le immagini di una partita che però le ha viste purtroppo sconfitte. È un momento difficile per la Pink, ma sicuramente il tifo, ecco, che state vedendo e il giocare al San Nicola avrà dato una carica in più. Pink che tra l'altro affronteranno l'ultima di campionato sabato contro l'Atalanta, è l'ultima del girone di andata, e poi si ricomincerà magari dopo la pausa, ecco, ma più cariche di prima, noi lo speriamo, perché bisogna rimanere aggrappati alla salvezza, in questo certo. Momento stanno lottando per questo. Tra l'altro poi, visto un episodio dubbio che era capitato durante la partita contro la Fiorentina, terminata 6-2, per le ragazze viola, le Pink hanno fatto ricorso, il ricorso è stato accettato, per cui la partita si giocherà nei prossimi giorni, si dovrà decidere ancora quando, quindi questo potrebbe essere un motivo in più magari per potersi ripari. Ecco, guardate il tifo meraviglioso nonostante il tempo, la tribuna era abbastanza piena, So che c'erano anche... sono stati invitati anche con la Cardone, ha invitato anche le scuole calcio, quindi c'era molta partecipazione. Tra l'altro c'era anche la scuola calcio di mia figlia, che ha portato dei ragazzi lì con i genitori e allenatori, sono andati a vedere questa partita. Vabbè, pur sempre Serie A. Intanto abbiamo visto Marina Rogazione, tra l'altro una ex giocatrice che però ora si sta dedicando al mondo dell'allenamento, quindi allena le più piccole come sempre accade, che ovviamente ha voluto essere presente lì al San Nicola ad annunciare poi le formazioni, si è trasformata in speaker. Ovviamente salutiamo tutte loro, in bocca al lupo per la partita contro l'Atalanta. Torniamo invece a parlare di Bari, restiamo in tema calcio, mi perdonerà presidente, perché come vi ho anticipato prima, ha parlato oggi di Cesare in conferenza stampa. Allora andiamo a sentire le sue parole e poi le commentiamo insieme. Nell'ultima partita stavamo pareggiando, mancavano 7 minuti, mi sono trovato lì davanti, non so neanche io perché, forse perché calcio di punizione, sono rimasto lì e è avvenuto il gol. Fortunatamente, perché così abbiamo conquistato 3 punti importanti. E ci tengo a dire che è una cosa, perché sembra che è tutto facile, però non lo è, perché stare a 11 punti dalla seconda, insomma, secondo me vanno fatti i complimenti a tutti quanti, insomma. Perché qua sembra che è tutto facile, io se vado a vedere gli altri gironi non mi sembra che... sembra addirittura che l'Avellino, che è anche... insomma, il Modena, cioè Cesena, quindi... No, è stata bella la corsa che hanno fatto tutti i miei compagni dalla panchina per venire a abbracciarmi, quella è una cosa stupenda che in un gruppo conta tantissimo. Ma si avvicina, guarda, ti giuro, non so fare un paragone con gli altri mister che ho avuto, però sì, è diverso, però vi posso dire che è veramente bravo secondo me nel gestire il gruppo, perché non è facile. Secondo me è anche impossibile continuare così, secondo me tra un po' devo fermarmi, perché è impossibile. Però fin quando faccio gol e serve alla squadra per ottenere punti, guarda, va benissimo. Poi se arriverò a 10 gol, mi sembra un po' esagerato. Nel Bari no, cioè spero, sono venuto qua per quello, però io finché sto bene fisicamente, io lo scorso anno ho giocato con Lucarelli che ha vinto un campionato a 41 anni, quindi... Secondo me il livello, io parlo di Serie B perché ho sempre fatto quella, quindi il campionato lo conosco come le tasche, insomma, secondo me il livello è sceso molto, quindi se uno sta bene fisicamente secondo me può giocare fino a, non ti dico fino a 40 anni, però secondo me può giocare fino a 38-39, può giocare. È così? Da ex giocatore? Certo. Poi chiaramente è integro, si allena bene, uno se si allena bene, poi anche sotto l'aspetto mentale, poi lavori in un gruppo dove c'è sintonia, c'è armonia e quindi è ancora meglio, tutto viene
però ha ragione di Cesare, perché il livello in Serie B è molto, si è abbassato molto, quindi i giocatori bravi, se stanno bene fisicamente, non devono mollare la preda, devono stare sempre in campo. E poi diciamo che ha affrontato un altro tassello di Cesare, un altro, magari non so se arriverò mai a 10 gol, però per essere un difensore centrale 4 gol, certo, nel girone di andata non sono di certo pochi. Certo, certo, ma quando uno è forte e ha questa capacità, perché lui li ha fatti anche in B i gol, però è chiaro, una categoria dove può osare di più, quindi andare di più, credere in più, poi quando le cose vanno bene e capita, poi uno ci prende gusto e va spesso e sceglie anche i tempi giusti anche per poter cercare. Tra l'altro un gran bel gol quello di Cesare, sì, infatti, contro molto bello, sì, la scorsa, contro Rotonda, quindi so che sei anche tifoso del Bari, presidente, ti, sì, piace, sì, seguirlo? Sì, lo seguo perché comunque è la squadra di riferimento della città dal punto di vista calcistico, sicuramente, non ha rivali, poi in famiglia si è sempre masticato il calcio, mm-hmm. Io ho portato, sei un po' la pecora nera, sono il pioniere, sì, ho portato uno sport diverso e infatti, però ti fa onore perché hai una squadra in vita tra i professionisti, quindi sì, avere il Bari che non sta noi professionisti è un po', ci fa sentire un po'. Tanto stiamo vedendo, ecco, la corsa sotto la curva di insomma, dove erano i tifosi di Cesare, giusto per diciamo per indicare quel momento. Ti ho interrotto? No, 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 assolutamente no. Come ti è venuta la passione per la pallavolo femminile? Bah, fondamentalmente è nata guardandola, mm-hmm. e per la voglia anche magari di cimentarsi in un'avventura diversa. Chi mi conosce sa, insomma, che non faccio mai la stessa cosa due volte, e quindi era un esperimento. Poi è venuta fuori una passione incontrollata ed è contagiosa. Io infatti lo raccontavo prima, ho l'arduo compito di dover mantenere il tifo di alcuni amici storici che a volte hanno trascurato la loro passione per il calcio per venire a seguire le nostre ragazze. Ed è entusiasmante perché comunque anche loro portano con sé la moglie, il figlio, quindi viene un'intera famiglia a vedere una partita di pallavolo, di sport, ed è una cosa bellissima. Io infatti nell'occasione, approfitto, mi sono premurato di omaggiarti della nostra divisa ufficiale. Io ne sono veramente onorata, grazie. Una divisa mille. Per una donna come te, che penso che sul campo solo una potrebbe schiappa conquistare. A giocare a pallavolo, no, invece la verità. Però grazie mille, riusciresti. Grazie mille, sono molto, ci tenevo, molto curiosa ce l'avevo nascosta questa maglia. Grazie, grazie davvero, grazie a tutte le ragazze. Poi ricevere una divisa è sempre importante, no? Ti fa sentire un po' importante, certo, indossare, certo, una maglia di qualsiasi, sì, colore. Questa poi richiama, sia, i colori della città, alla, insomma, striscia biancorossa. Biancorossa, e quindi richiami. Avete una volpe? Come... Allora, le ragazze fondamentalmente sono, sì, delle volpi. Loro si chiamano Foxes perché questo logo è stato ridisegnato in onore del mio cagnolino. Ah, ecco, allora sì, infatti, divento una volpe pure io. È una in passione caso. Che quella per gli animali che condivido da tanti anni in famiglia. E la nostra mascotte ufficiale, quella che regala doni ai bimbi, alle famiglie durante le partite, è un mega volpino gigante che si chiama Pivugino. Ah, ok, meraviglia. E quindi lui gira, una grande famiglia. Lui gira nel palazzetto con la musica e il coordinamento. Anche questo, non la musica nei palazzetti, che rende un po' questa area di festa nelle partite di pallavolo, sia maschili che femminili, sì, ed è questa la cosa forse più nel calcio sarebbe bella. Improponibile, perché l'azione è prolungata. Poi diciamo che c'è la musica, ma è la musica dal vivo, quella dei tifosi che cantano all'unisono, insomma si fanno sentire, quindi è una bella musica anche quella. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao carissima, sono Francesco Calabrese da Pinerolo. Buon pomeriggio. Ciao. È freddo? Saluto il grande mister, il presidente. Grazie. È freddo, sì. Ma è freddo lì a Pinerolo, c'è neve? Ma molto freddo, stasera pare che ci sia un po' di nevischio. Ecco. Oh, aia. Buono. Volevo, in quelle rare occasioni che posso intervenire, volevo dire veramente grandi complimenti a Telebari, al TV Sport, per tutto il patrimonio di
ascolto che ci fa, volevo chiedere però al mister Tavarilli, al di là dell'esperienza di Catuzzi, voglio dire, però è di questa di questo percorso trionfale dire del Bari, ma non è che manca un pizzico di baresità, un aspetto di baresità? Questo volevo chiedere. Grazie. Un caro saluto al mitico Enzo De Santis, tutto qui. Grazie, grazie mille, buon Natale. Diciamo che c'è Turi però, chiaramente, c'è Turi, anche il Turi, secondo portiere. Poi un ragazzo che anche quando stavo io qualche anno fa nel settore giovanile stava già lui anche col fratello, sì, Turi. E diciamo che vabbè, manca un po' di baresità, sì, però la società ha fatto bene quest'anno a partire, a guardare in questa direzione, dove stanno facendo strabene, come ho detto prima. Quindi poi chissà, poi se nella prospettiva futura, anche perché io parlo non soltanto a livello calcistico di campo, parlo anche a livello di dirigenziale, a livello di allenatori, io penso che anche l'anno prossimo si farà sicuramente anche il settore giovanile, perché oggi il settore giovanile è rappresentato solo dalla juniore, quindi anche lì si potrà attingere a qualche, diciamo, a qualche talento oppure a qualche allenatore barese, diciamo, che può avere le credenziali di poter stare nel settore giovanile. Però questo mix di culture va più che bene, visto i risultati, certo, del Bari, noi siamo contenti, sì, così. Certo, bene. Qualche secondo di pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. E allora facciamo una carrellata veloce anche su altri sport, affrontiamo il tema New Mater, la squadra di volley maschile di Castellana che disputa il suo campionato di Superlega. Stiamo vedendo le immagini contro il Lube Civitanova, ha terminato 3-1 la prima partita del nuovo coach, c'è stato un cambio alla panchina tra Toffoli e Dipinto che torna ad allenare i ragazzi. E poi ci saranno due appuntamenti prossimi, il 23 e il 26, entrambi al Pala Florio, il 23 contro il Sora e il 26 contro il Vibo Valencia. Le prevendite per entrambe le partite sono già disponibili sul circuito di Ticket, di Ticket. E facciamo una carrellata anche sul tennis, perché il 15 è partito il torneo di Natale, si sfidano 588 ragazzi provenienti da tutta Italia, i circoli baresi in cui si stanno disputando i diversi incontri. Allangiulli ospita i match di under 10, 12, 13 e 14, gli under 16 invece si sfidano al circolo tennis, mentre il country sta ospitando il torneo Open, il Memorial dedicato a Vito Vasile. Andranno avanti fino al 23 dicembre, un'occasione davvero per vedere giovani talenti, parlavamo, no, di giovani a proposito di... E poi un appuntamento per questo pomeriggio, perché alle 19 al Pala La Forgia, al San Paolo, la sede, il palazzetto dell'H Bari 2003, parliamo di basket in carrozzina, arriverà Babbo Natale e quindi ci sarà un pomeriggio dedicato agli atleti, un pomeriggio dedicato alle loro famiglie, anche e soprattutto ai più piccoli, e quindi alle 19 con musiche e balli e tanti tanti doni arriverà Babbo Natale anche lì, insomma Babbo Natale raggiunge un po' tutti. In chiusura una riflessione sulla notizia comparsa sulla Gazzetta dello Sport oggi, ovvero che la Serie B torna a 22 squadre, saranno possibili quindi ripescaggi, la speranza per tutti i tifosi è che il Bari possa fare direttamente il salto di qualità. Adesso non lo so questo se può essere possibile, perché chiaramente se il Bari vince il campionato dalla C, poi i ripescaggi possono essere con quelli che ci sono già le squadre, questo non... Però diciamo che... Però è già un vantaggio in più, ci sarà più promozioni sicuramente. Noi siamo in chiusura, abbiamo ancora qualche minuto, sì, non sì. Mi resta che fare un in bocca al lupo alla Farma. Grazie, Giuliani. Grazie, la prossima lupo. In casa sarà direttamente La prossima in gennaio. Casa sarà, sì, in casa il 12 di gennaio contro il l'Isernia, anzi... Vi invito tutti quanti a venire al Palamartino a Bari, al Civico 260 in via Napoli, per seguire le ragazze della PVG il sabato pomeriggio alle 5:30. L'ingresso è gratuito, venite, perché mi ricollego al volo alla telefonata di prima.
L'orgoglio della mia società è quella anche di avere una squadra interamente barese. La Puglia la portiamo in giro per l'Italia e forse non perché sia la nostra, ma una delle regioni più belle. E lo posso fare grazie ad uno staff, alla dirigenza e a dei tifosi calorosissimi che seguono le nostre ragazze con grande cuore. Quindi io li rappresento oggi, ma gli auguri che faccio a tutta la città di Bari, ai tifosi non solo della mia squadra, ma anche delle altre, di essere felici. Grazie, in bocca al lupo alla Farma Giuliani, a tutte le sue ragazze, al suo staff, anche al coach Sarcinella, perché c'è anche lui, non l'abbiamo nominato. Barese, però, insomma, anche lui, Tarantino, Barese, è pugliese. A proposito di Baresi e a proposito di giovani invece, Vincenzo, tu stai lavorando tanto per, sì, abbastanza, sia per con i le prossimi talenti. Con le nazionali dilettanti, sono referente di Puglia, quest'anno, l'anno scorso ero solo, invece quest'anno... mi accompagna anche Prisciandaro, un ex goleador dei tempi buoni, e quindi segnaliamo giocatori per la nazionale dilettanti 2001, 2002, 2003, 2004. Mentre per quanto riguarda i centri federali, dove sono responsabile tecnico a Noicattaro, voglio un po' dire a tutti gli allenatori giovani, dei giovanili, di avvicinarsi un po' ai centri federali di Puglia, perché il format tecnico che ci diciamo che facciamo, che Roma, che il nazionale ci sta, è un format interessante, quindi pregherei, diciamo, siccome noi facciamo spesso e volentieri dei workshop tecnici, però anche dei ragazzi, dei giovani allenatori, di avvicinarsi, perché il format è interessantissimo, quindi lo sviluppo anche del calciatore del futuro, del 2030, dovrà avere certe caratteristiche, soprattutto con intensità. E deve ricominciare da subito. Da subito. E faccio gli auguri a tutti i baresi, a tutti i pugliesi, chiaramente anche diciamo, a tutte le famiglie. Grazie, un in bocca al lupo anche a Vincenzo Tavarilli, sì. È stato bello averti qui questo pomeriggio, un grazie per Luigi Patruno, grazie, presidente della Farma Giuliani, l'appuntamento con il Bari e lo sport torna domani alle 8:40 in punto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.